Ciao amici di Italiato Games, buonasera. Questa sera posso giocare solo due partite e per essere promosso in divisione 4 devo vincere due. Per come sono andate ieri sera le partite, non è da dare per scontato nulla, perché ne ho pareggiate una, ne ho vinte due, ma intanto carne secca è giù e quindi rimane Ter Stegen dentro. Partiamo con Diaby, che a me piace molto come trequartista. E proviamo anche Neymar, una cosa un po' differente rispetto al solito. Sì. E Romario Leao mi va bene. Invertiamo. E vediamo che succede così. Un po' differente. Andiamo Rodri. Mi dà molta affidabilità anche Rodri, l'avversario. 3066, 4. 3-3, va bene, 3066 o 3065, anche lui divisione 5, una partita davvero alla pari sulla carta, poi c'è da vedere in campo. Stasera due partite, e però speriamo magari di fare 6 punti e ottenere la prima promozione di fase e salire in divisione 4. Vediamo come va. Lui a Zico. Le aspettative sono aumentate con il trascorrere dei giorni e l'attesa è diventata adesso davvero calzoncini bianchi. Tutto è pronto. I tifosi sugli spalti potranno finalmente assistere allo spettacolo per il quale hanno pagato il biglietto. Per chi ci segue da casa, siamo lieti che abbiate scelto di passare le prossime due ore in nostra compagnia. C'è una grande attesa per questa partita. Il pubblico si fa sentire e i decibel aumentano sempre di più. In questi cori c'è tutta la magia e il significato del calcio e sarà veramente un piacere viverla insieme a voi. Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. Buona occasione per Romario. E dai, questo era fallo. Pallone però male. Neymar ha spazio per provare il tiro. Può tentare la conclusione. Ed è subito spettacolo. Che gol! Ha aperto le marcature. Ottimo. Con una rete importante. L'hanno cercata e voluta fortemente, ma c'è ancora tanto da giocare. Devono essere bravi ora ad amministrare il vantaggio. L'ha messa lì dove il portiere non può arrivare, una perla. Sono movimenti ripetuti mille volte in allenamento, ma eseguirli alla perfezione in partita, beh, innanzitutto non è facile e deve essere molto gratificante. Primo acuto della gara, già nei minuti iniziali. Cross di Neymar. Prova a calciare. Buono lo stop per il tiro di prima intenzione, purtroppo non ha trovato il gol. È in grado di imprimere grande potenza al pallone anche senza rincorsa. Certo, la difesa gli ha concesso troppo spazio. No, perché? La gioca lunga sulla sinistra. Si fa trovare al posto giusto, al momento giusto. Lancio lungo del portiere. Holland cerca la traccia in profondità. Questo è l'autore del fallo. Non finisce sul referto per il momento, l'arbitro decide di calmarlo con un discorsetto. Il discorsetto. Tenta il passaggio lungo, troppo lungo, niente da fare. La sfera oltrepassa la linea, sarà rimessa. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Hernandez. Ottimo passaggio, deve dire Romario. Troppo debole. C'è una conclusione velenosa. Una parata eccezionale. Un intervento d'applausi. Sembrava un buon corridoio, ma non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. Ennesima palla recuperata. Hakimi si libera e va. Cross verso il centro dell'area. Rafael Leao. L'arbitro assegna il corner.
Però cerchiamo un po' il secondo gol e ci mettiamo un po' più tranquilli. Il primo assoluto del match. La spazza via, evita guai. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. La palla è già tornata in loro possesso. Mbappé. No. Vede la partenza del compagno e prova a servirlo. Questo è buono. Sembrava buono. La mette sulla sinistra. Soltanto rimessa laterale qui. E sbaglia completamente il suggerimento. Romario è libero di creare pericolo. Pensa al tiro e ci prova. Ah. Eh no, il tiro manca clamorosamente il bersaglio. Bordate del genere possono essere pericolose anche da quella distanza. Non stavolta però. Errore qui, pallone sprecato. Una bella giocata nello spazio. Il portiere la calcia lontano. Ferma l'azione avversaria e fa ripartire i suoi. Holland. Pedri. Romario. Detta lo scatto del compagno con un filtrante. La gioca in avanti, in verticale. Neymar se ne va. Ottima occasione per tirare. La gioca in avanti con un filtrante. Poteva servire qualche compagno in quell'occasione, forse ha tenuto palla un po' più del dovuto. Incornata! Una parata pazzesca del portiere. Una bella parata in risposta a una buona conclusione. Prova a superare la difesa con un filtrante. Cerca la profondità, ma niente da fare. Neymar. Prova con una palla filtrante. Prova a darla profonda nello spazio. Cerca il movimento di suoi in profondità. E sarà rimessa con le mani. Rafael Leao. La calcia con forza ed evita azzardi. Brutta palla qui nella terra di nessuno. E l'arbitro ma la ma di prima frazione di gioco. Le squadre sono già rientrate negli spogliatoi dopo non sono soddisfattissimo. Ci hanno regalato una solida messa a segno. Davanti ma siamo. Devo dire, tante allora, emozioni e spunti di conversazione. De Paul. 1-0 risultato. Si riprende centrocampista. Messi. La squadra sta giocando bene, c'è un ottimo movimento senza palla, i passaggi sono precisi che e nessuno cavolo. Ha paura di tentare l'azione personale. Il direttore di gara ha già mandato tutti negli spogliatoi. Con un solo gol a referto, nonostante il gioco macinato da una parte e dall'altra, ecco, è tutto ancora adesso da va bene così. Si ripartirà dall'1-0 e i vichinghi, primi 45 minuti. Tanto quelli, lo sapete, secondo tempo, se non stanno giù, sono fissi. Ok, andiamo. Substitution. E l'arbitro fischia l'inizio della seconda frazione di gioco. Il gol ha cambiato le carte in tavola. Adesso ci si attende una gara più aperta e speriamo divertente. Oilund! Mamma mia, che palla da biliardo che ha tirato Oilund. Bravo, bravo. Invito a segnare troppo ghiotto e lui lo ha. Quanto mi risolvono i vichinghi, ragazzi. Il movimento a smarcarsi, certo, ma la anche De Paul, presente da colpe. No. Giusto al momento giusto. Dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo la mette dentro. Il mister starà ridendo sotto i baffi. La sostituzione ha avuto proprio l'effetto positivo che sperava. 2-0 dunque. La partita ha sicuramente un padrone adesso. È chiaro che due gol di differenza cambiano le dinamiche di gioco per entrambe le squadre. Pallone impossibile da raggiungere, troppo lungo. La palla è ancora loro. Riprende l'azione d'attacco. Hernandez. De Paul.
sceglie di andare per vie verticali. Un passaggio da brivido, che rischio. Palla a cercare la profondità. E la soffia dai piedi mettendoci il fisico. No! Sembrano aver eretto un muro in difesa. Capisce tutto e interviene con sicurezza. Sbaglia il passaggio, mal calibrato. Bellingham. Palla buttata via, peccato. La calcia in avanti, prova a salire. Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. C'è sempre qualcosa da dire, Gares. Dunque, rimessa laterale. Non gli manca mai la battuta pronta. Cerca passaggio, buono, ma non trova la perfezione. Riceve un pallone interessante. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. No, ma non diamola l'ammonizione, eh. Un'ammonizione che non sorprende più di tanto. Per me questa era l'espulsione propria, però non importa. Alan si riprenderà prima della fine della partita. Giocatori invisibili, quanto li odio. Troppo prevedibili, ma la difesa non perde un colpo. E il tocco è verso il portiere. Fa male i calcoli, il pallone non passa. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Bastoni. La gioca in profondità. Bastoni. C'è spazio per andare in contropiede. Intercetta il pallone, ben fatto. Si libera della palla ed evita complicazioni. Teo Hernandez, la migrante, la toglie dalla porta. Oilund. E arriva il gol. Va bene. Tre gol di vantaggio. Dai, tutto facile. Si spegne la luce per gli avversari. Ci ha provato a pararle tutte il portiere. Qui proprio non ha colpe. Che reazione. Ha letto la situazione e anticipato la traiettoria del pallone, arrivando prima di tutti. Grazie che oggi ho davvero poco tempo. Se mi dà la vittoria, ovviamente. Connessione debole, vabbè. Bene, bene così. Andiamo. La prossima, se la vinciamo, siamo in divisione 4. Vediamo l'avversario. Divisione 3 più alta, non si era neppure classificato. Va bene, andata bene, andata bene. Vediamo la seconda, se va bene. Quattro tacche, molto bene, molto bene, molto bene. Divisione 6, 3019. Ma ieri abbiamo visto un giocatore in una situazione simile che mi ha dato molto, molto, molto filo da torcere. Quindi, occhio. Allora. Rimane Ter Stegen. Di Abi e Leao, proviamo un po' questa accoppiata un po' differente dal solito. I vichinghi sempre dopo. Kanté va bene, Fernandez va bene, Messi va bene. Avversario 3019, 4-3-3. Zaniolo, Neymar, Mbappé, Valverde, Rodri, De Bruyne, Davis, Bastoni, Van Dijk, Koundé e Donnarumma. Andiamo. Minuti è il tempo che dovremo attendere per scoprire se il discorso promozione si chiuderà qui ed oggi. L'obiettivo è ormai lì davanti ai loro occhi. Bisogna soltanto allungare la mano per agguantarlo.
L'allenatore si è fatto sentire in tutti i modi in questi giorni, predicando calma, incoraggiando i suoi a pensare in grande e entrare in campo decisi per chiudere la pratica quanto prima. Hanno meritato di arrivare fin qui. Ora dovranno meritare di scalare anche l'ultima vetta, oltre la quale saranno ammessi di diritto alla categoria successiva. Che parata ha fatto il portiere? Davvero rimango un attimo per qualche minuto sconvolto da queste parate. Ecco. No comment. Tanto. Ed eccola, è quello che fanno i grandi campioni. Ovviamente esultano, un gol è un gol, ma la palla è entrata a causa di una deviazione importante. Un gol nei primi minuti, forse un po' inatteso da entrambe le parti. Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati convinti nella fase di transizione e il risultato è stata una palla persa. Si fa avanti in territorio nemico. Diaby ci prova con un pallone profondo. Ottima lettura, pericolo sventato. Hanno l'opportunità di andare in contropiede. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Messi. Enzo Fernandez. Enzo Fernandez. Ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene. Eh no. Ma poi non è riuscito a fare niente. Subisce fallo. Giusto, giusto, questa era fa. Non finisce sul referto per il momento. L'arbitro decide di calmarlo con un discorso. Il famoso discorso. Qui ha avuto fortuna. Io ho visto arbitri mettere mano ai cartellini per molto meno. Palla a cercare la profondità. Koundé prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Pallone interessante in verticale. Messi. Diaby vede lo scatto e cerca la profondità. Intercetta il pallone e ferma un'azione che rischiava di diventare pericolosa. Sono stato troppo ottimista. Intelligente a sfruttare il movimento largo sulla corsia esterna. Si libera e va. Tenta il cross. C'è il colpo di testa. Ragazzi. Un 1-2 veramente da KO. Come vi dicevo, ottimo colpo. Mai sottovalutare l'avversario, ma io non l'ho fatto, Preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. La Roma può gestire un comodo vantaggio di due reti. Un gol determinante. Con due reti di scarto possono anche permettersi di gestire la partita. Calcio di punizione per l'Italia. Gioca una palla lunga. Mbappé prova a darla profonda nello spazio. Tentativo di passaggio lungo, poco preciso. Cerca la traccia in profondità. Palla lunga a cercare il reparto offensivo. Mbappé sceglie di andare per vie verticali. Una bella giocata nello spazio. Zaniolo si è mosso bene, ma non è riuscito a sfruttare questa occasione. Fa viaggiare il pallone in verticale. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Mbappé. Il tentativo di palla filtrante non arriva a destinazione. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. La difesa vince questo round. Brutta palla qui nella terra di nessuno. Battuta lunga. Palla buttata via. Peccato. Passaggio fantastico. No. Ecco un pallone in avanti. Devono accelerare per poter sfruttare il contropiede. Fa valere il suo fisico e recupera un pallone prezioso. Zaniolo. Alza la palla in profondità verso un compagno. C'è un compagno largo, pronto a ricevere. Passa il pallone, però male. Diaby e lo maltratta addirittura per recuperare la palla, però non c'è fallo. Capisce tutto e interviene con sicurezza.
Rafael Leao va a raccogliere il passaggio. Un'altra azione in copertura. Fallo è anche giusto, piuttosto evidente per la verità. Errore qui, pallone sprecato. Mbappé decide di sfruttare la fascia. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Giocata difensiva di grande spessore. Cerca aiuto nella zona laterale. Opta per il lancio lungo. Rafael Leao detta lo scatto del compagno con un filtrante. Lo supera. Diaby! La palla è tenuta. Va bene. Un gol alla fine del primo tempo è l'ideale per andare sereni negli spogliatoi. Questo gol, Fabio, è la degna conclusione di un assist geniale. Si ricomincia con un solo gol di scarto. Questo gol riaccende le loro speranze. Ora faranno tutto il possibile per pareggiare. Prova a verticalizzare. È un po' troppo ottimista con questo passaggio. Finito, dai. Rafael Leao si fa vedere per ricevere. Minimamente ritorniamo in partita. Le due squadre si sono date molto da fare. Entrambe le formazioni hanno contribuito allo spettacolo quest'oggi e tre gol messi a segno testimoniano una partita godibile fino a questo momento. La gara è ancora aperta a qualsiasi risultato e in tutta probabilità non ha ancora finito di regalarci emozioni. 15 minuti di pausa, poi si riprende. Le occasioni sono state tante, le squadre vanno a riposo con un solo gol di distanza, ma si ha l'impressione che il risultato possa cambiare da un momento all'altro. Una partita quantomeno imprevedibile. Segnate sulla mappa, grazie. Attenzione, un cambio. E si ricomincia a giocare. Cercheranno di rifarsi subito, gettandosi in avanti fin dai primi minuti del secondo tempo. Certo, questo è un atteggiamento che li espone a qualche rischio, al contropiede degli avversari, ma credo proprio che non abbiano altra scelta. La gioca in avanti con un filtrante. De Pau provano a orchestrare il contropiede. Holland ha provato a servire il compagno, ma non si sono capiti. Vede la partenza del compagno e prova a servirlo. Højlund! Mamma mia, ragazzi, questo ragazzo che cos'è? Che giocatore! Era proprio sul filo del fuorigioco, ma è riuscito a scattare oltre l'ultimo difensore con un tempismo perfetto. E ha avuto subito un grande impatto sull'incontro. Il mister starà ridendo sotto i baffi. Holland! Ma non ci hanno messo, ragazzi, sono eccezionali questi vichinghi, non c'è niente da fare. Il suo gol è una logica conseguenza. Hanno forzato gli avversari all'errore e li hanno trafitti quando non erano preparati. Grande rapidità di esecuzione. Sono in vantaggio di un gol. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare. Holland! Il pallone è dentro! Ma vantaggio di due gol. La partita si mette in discesa. Cambiata la partita, ribaltata completamente. Non può arrivare una perla. Non poteva esserci altro finale per questa conclusione da maestro. Due gol di distacco che hanno sparigliato le carte in tavola. Non c'è dubbio su chi abbia in pugno la partita adesso. La domanda è quanti ne segneranno ancora. Si sbarazza dell'avversario. Va largo sull'out di destra. Cross interessante. Credo sia la prima volta che giocano la sfera in verticale. Potrebbe aprire nuove prospettive per l'attacco. Prova con una palla filtrante e trova il compagno. Spettatori. Potrebbe essere fuori gioco. Ma com'è fuori gioco? Ah, su Alan, sì. Proprio sul tocco successivo. Sbaglia il passaggio, mal calibrato. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Holland è in una posizione in cui può far male alla difesa. Prova la verticalizzazione. Cerca un compagno. Può aprire la porta da lì.
e va col clamorosa traversa e hanno segnato ancora. Vabbè, segna lui, segna sempre, sempre lui. Lui davvero per lasciare un segno indelebile sulla partita. Si è avventato sul pallone, l'ha messo dentro, la difesa ha pasticciato e lui li ha puniti. Meno male, vichinghi, risolvi i guai. Bene, 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 bene. Ragazzi, eccoci qua. Abbiamo raggiunto la promozione. Saltiamo e andiamo. Ok, da domani sera cerchiamo la via per le classificate per arrivarci quanto prima. Per il momento è tutto, ragazzi. Buona serata. Ciao.